Ma che bella giornata ragazzi oggi in quel di Los Santos. È la cosa migliore per vedere un bel sole così e per iniziare al meglio una giornata. Infatti oggi mi sento tipo mega iper super fortunato, come se ogni cosa che io vado a toccare diventi dei diamanti, insomma, no? Tipo così, esatto, proprio così ragazzi, perché cavolo, oggi tutto quello che andremo a toccare diventerà diamanti, perché qui oggi su GTA pioveranno pure diamanti ragazzi, perché tutti gli oggetti props che io vado a toccare diventano dei diamanti. Guarda. Oh, salve, salve, sto diventando ricco comunque, direi che potrei già finire il video perché... Oh, cacchio, ho distrutto la finestra, vabbè, poco male. C'è qualcosa che... tutte le cose che... le sedie... Che bello, così finalmente i miei ospiti potranno sedersi su dei bei pezzettini di diamante. Fantastico, quindi vediamo. Comunque gli sto distruggendo la casa a sto povero Cristiano. Cioè nel senso, sto distruggendo casa mia in realtà. Non è la... vabbè, avete capito insomma, no? Ok, la porta per fortuna... Stavo dicendo, la porta per fortuna non si trasforma. Invece a quanto pare anche la porta si trasforma. Bene, ora prendiamola. Sì, probabilmente non avevo considerato questa cosa. Quindi anche voi dovreste diventare dei diamanti. Decisamente diventa tutto diamante. Ma io come faccio a muovermi? Cioè, vorrei un veicolo. Posso avere un veicolo? Secondo voi posso, tipo, guidare un veicolo? Tipo, salve, scusi, volevo rubarle la macchina. Mi sa che non funziona proprio così. Ok, va bene. Mi hanno dato insieme a questa, tipo, maledizione, mi hanno detto anche che c'è una cosa particolare. Tipo, se io prendo il lanciagranate, dovrebbe essere questo qua. Vediamo se... ok, perfetto, il lanciagranate spara... spara diamanti e le macchine diventano dei diamanti mobili. Ok, quella signora penso che stia scappando proprio perché, insomma, cioè, guardi, signora vuole dei diamanti? Glieli regalo, eh? Omaggio della casa, guardi, posso spararli in giro. Dappertutto, ogni cosa che colpisco diventa diamante. Oh mio Dio, ma che figata, raga, che figata! Voglio troppo sta macchina, posso... non la posso toccare? Scusate, non è che se tipo io trasformo la macchina in diamante, tipo così, ok? Signora, stia lì fermo un attimo, guardi. E entro nella macchina, diventa di diamante. Non posso entrare nemmeno nella macchina. Bene, fantastico. Dovremmo trovare il modo di spawnare un veicolo, magari utilizzando qualche piccolo trucchettino. Tu, cartello, diventa diamante ora. Viva l'edilizia, grandi, grandi. Viva l'edilizia e l'idraulica sempre, grandi. No, niente, non ha funzionato. Tu non sei un diamante, ora sei un bellissimo diamante. Ma voglio capire, tipo, se succede anche con altri tipi di veicoli. Tipo, le moto. Secondo voi con le moto funziona? Tu vuoi diamanti? Da 2 ore che te lo sto chiedendo. Toh, piglia diamanti, toh. Mi sono colpito da solo. Vabbè. One eternity later. Ok ragazzi, dopo 20 minuti sono riuscito a trovare un veicolo che se spona non diventa un diamante pure lui. Quindi per fortuna ce l'abbiamo, il nostro bellissimo caro armatino. Così possiamo andare un attimo in giro un pochino nel nostro bellissimo mondo. E sì, decisamente di... meglio così, no? Meglio così. Peccato che è inguidabile questo coso, però va bene lo stesso. Allora, andiamo in città e andiamo a fare un pochino di casino in mezzo alla città, va? Perché come al solito lo sapete, Buddy se non fa casino non è contento. Few moments later. Allora, ci siamo. Dovremmo essere tipo in città più o meno. Ma vedo che c'è una banda di cattivi. Andiamo un attimo a parlarli, perché in teoria tipo anche se li picchio dovrebbero diventare diamanti. Però facciamo una cosa prima di tutto, va. Attiviamoci la nostra cara amica immortali. Quindi se tipo adesso rientro diventa un diamante. Non posso più rientrare nel mio veicolo. Fantastico. Beh, attiviamoci l'immortalità e andiamo a parlare con quei mascalzoni bizzefti. Quanto vorrei avere la supercorsa in questi momenti. Ogni cosa che tocco diventa un diamante. Vorrei potermeli portare in giro e farmeli... Comunque, cioè, salve, signori, volevo chiedervi una cosa, no? Visto che tutto quello che tocco diventa diamante, probabilmente se picchio... cioè, se vi picchio... non funziona se vi picchio. Ok, guardi, lasciatemi un attimo, per favore. Lasciatemi un secondo stare, guardi. Guarda, devo... Non ha funzionato così, però diciamo che abbiamo trasformato qualcosa in diamante e almeno uno è morto. Pensavo di essere immortale, invece a quanto pare l'immortalità non funziona con i diamanti. Fantastico. Mi hanno anche detto però che posso fare questa cosa particolare, ragazzi. Tipo, ma quanto è bello trasformare tutto in diamante comunque. Ehi, ciao, boom, diamanti, diamanti, diamanti. Comunque, stavo dicendo che io posso anche attivare, tipo, con lo schiocco delle dita una pioggia di diamanti. E quindi adesso proviamoci subito. Uno, due... Ok, a quanto pare ha funzionato, sì, ha decisamente
funzionato. Stanno piovendo diamanti. Non è il massimo della vita, perché comunque in realtà, tipo, se noi abbiamo un diamante che ci cade in testa, potrebbe potenzialmente ucciderci. Però ehi, ragazzi, siamo tutti ricchi adesso. Siete contenti, cittadini di Los Santos? Vi faccio diventare tutti dei diamanti. Oh, cacchio, questa non era il fucile che dovevo usare. Stavo dicendo, siete contenti, diventerete tutti dei bellissimi diamanti. Questo mondo pieno di... Oh, cacchio, quelli non... Scusami. Scusa. Scusatemi, devo far diventare la gente dei diamanti. Ci penso io a voi. Ok, perfetto. La tua macchina è un bijou. Era decisamente un bel bijou. Vabbè, io vado un attimino in là, visto che piovono un po' di diamanti. Cioè, sto cercando di andare a prendere tipo... Ma se io prendo un camion e provo a caricare i diamanti dietro, posso portarmeli via, no? Allora, diciamo che non è proprio un camion, però è un veicolo che potrebbe servirci per poter utilizzare dei diamanti. Questo qua tipo è quello che ha il mega magnete sotto, quindi possiamo rubare un camion che sta rubando dei diamanti. Tipo, salve, voglio solo provare, guarda, voglio solo provare a raccoglierti un attimo, posso? Come si attivava il magnete gigante che c'ha questo coso sotto? No, questa qua è la radio, così... Vabbè, io voglio provare un attimo a volare in mezzo a questi diamanti, perché in teoria non dovrebbero darci tanti come non detto. Un po' di problemi ce li danno, però vorrei andare in aeroporto per vedere se riesco a trasformare tutto deve diventare un diamante. Tutto deve diventare un diamante, ok? Abbiamo capito? Certo che abbiamo capito. Tutto deve diventare un diamante, quindi ora vogliamo in aeroporto. Sto cercando di andare in aeroporto, signori diamanti. Per favore, abbiate pietà di me un attimino, grazie. Allora, la regola è facile. Devo essere più veloce dei diamanti che cadono, ragazzi. Ce la possiamo fare, siamo lì. L'aeroporto è qua davanti, quindi in teoria dovremmo riuscire a fare tutto, praticamente. Dopo questa cosa, volevo un attimo provare con il nostro caro amico treno. Sapete quello che tipo non si ferma mai e che dà sempre un botto fastidio? Ecco, proprio lui. Volevo proprio provare il treno, perché in teoria tutto quello che tocco dovrebbe diventare diamante. Quindi se adesso noi dovessimo atterrare per puro caso qui, sa? Salve, buongiorno. Guardi, è un piacere. Mi sa che faccio smettere la pioggia di diamanti, eh? Ok, allora, la pioggia di diamanti ha smesso, per fortuna, finalmente. Quindi, in teoria, anche noi se tocchiamo questo, adesso diventa un bellissimo diamante, così smette di fare casino. Fantastico. Buongiorno, signori dell'aeroporto. Come state? Beh, sì, io tutto bene. Sono pronto a trasformare ogni cosa in un bellissimo pezzo di... Perché gli aeroplani non diventano diamanti? Signor... La sto toccando, signor aeroplano. Le sto sparando con... E no, eh. E però qua mi deludete molto. Cos'è esploso? Oh, cacchio. Forse non doveva proprio andare così. Ecco. Quello diventa un diamante. Quello per forza diventa un diamante. Dai. Ce la posso fare a prenderlo, eh. Ok. No, ancora un pochino. Niente, non vuole diventare un diamante nemmeno lui. Ma mannaggia i pescetti. Guarda te, allora. Lì però c'è un aeroplano che è appena arrivato. Signor aeroplano, si fermi per favore un secondo. Ho bisogno di parlarle. Probabilmente lei potrebbe diventare un diamante. Non sa quanto è fortunato in questo momento. Quindi mi aspetti lì un attimino e io adesso arrivo e la faccio diventare un bel diamantino. Non è un placement, purtroppo. Signore da Coca-Cola, ci sono, ciao, eh. Salve, signor aeroplano, ci sono. Buongiorno, come va? Se le sparo addosso le diventa un diamante? No, probabilmente non l'ho nemmeno colpita, quindi figuriamoci. Cioè, ce la posso fare a colpirlo? Ok, no, nemmeno così. Allora, così. Ok, sì, se gli sparo addosso diventa tipo un diamante gigante. Non so dove diamine sia la... Le ruote... Queste sono le ruote? No. Penso di aver fatto un gran casino. E mi sono pure incastrato. Aiuto? Sono sotto un aeroplano, ma non so dove sia l'aeroplano. Penso che queste siano le ruote. Ragazzi, fermi tutti. Ho appena rubato un aeroplano diamante e quindi lo posso guidare. Guardatevi, sto guidando un diamante. Ok. Signore e signori, qui il vostro comandante che vi parla. Abbiamo un diamante gigante che stiamo guidando in questo momento. La temperatura a bordo è esattamente buona e siamo dei diamanti giganti bellissimi. Noi ci vediamo in un... come dirvi? Non sto guidando nulla. Cioè, come tipo se stessi guidando nulla. Oh, cacchio, su. Stavamo per precipitare, ma non lo so io. Ma guarda te. Devo portare questo diamante in salvo, ragazzi. È come tipo... Cioè, quindi stiamo guidando un diamante gigante che potrebbe valere qualche miliardo di milioni andando verso il deserto. Mi piace come cosa, mi piace. Diamo un po' più di quota, magari. Sai com'è? Non vorrei spiaccicarmi al suolo. Già.
Già, decisamente. Ok, ragazzi, ce l'ho fatta. Ho compiuto il furto di diamante. Il diamante più grosso e tutto. Cioè, in realtà è tipo un aeroplano diamante. Però sarebbe carino avere, tipo, tutto quello che tocco diamante. Probabilmente sarei, tipo, in questo momento sarei, tipo, super mega iper ricco di colpo, toccando giusto un paio di cose. Ora, visto che ci siamo, aspettiamo un attimo il nostro caro amico trenino se si presenta. E poi vediamo se riesco ad atterrare. Ce l'ho il carrello giù, secondo voi? Boh, io ci provo. Non so se sono atterrato col... Non ero atterrato col carrello, però abbiamo trasformato dei pezzi di aereo distrutti in diamanti. Voilà! Ragazzi, sta passando proprio adesso il treno. Ho appena detto 2 secondi fa che non sarebbe mai passato, invece l'ho sentito. Ho sentito il suo clacson. Signor treno, si fermi! Se non la fermo... Ok, adesso la posso fermare, ce la posso fare. Non gli succede niente. Oh mio Dio, raga, il treno è buggato. È tipo un generatore di diamanti infinito. Cosa cavolo sta succedendo? Oh mio Dio, ma è una figata paurosa, raga, ma che bello. Ok, è crashato il gioco. Beh, noi comunque ci vediamo in un altro video. Mettimi uno sfondo bello, dammi, perché a quanto pare abbiamo forse esagerato e ci hanno bannato un attimino dal generatore di diamanti. Ma ci riproviamo, ve lo giuro, ci riproviamo generando qualche altra cosa. Magari tipo oro.